tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e che succede ogni martedì barra quando diciamo abbiamo la possibilità di girare video? Esce un nuovo video delle Makeup Angels. Un video per questa settimana si tratta di fare un makeup anni 60. Era 60 o 70? Credo 60. E ovviamente il video sapete tutti che è in collaborazione con le due Angels, quindi un video con Fabiana e Betty. Inizio col mettere il correttore su tutto l'occhio e metto questo colore diciamo naturale perché devo fare un make-up neutro, quindi non voglio che ci sia diciamo del bianco, perché non devo far risaltare il colore ma soltanto tonalizzare il mio occhietto. Allora, per questo makeup utilizzerò la palettina di Neve Cosmetics perché ha dei colori molto, ma molto, direi molto, molto, molto neutri. Come sono? E utilizzerò anche una matita nera per aiutarmi a fare, diciamo, questo makeup. Faremo prima un occhio e poi l'altro occhio lo farò off camera, perché poi mi devo avvicinare così tanto da non riuscire. Ho messo questo maglioncino di perle che mi è stato regalato da mia nipote per il mio compleanno, perché proprio negli anni 60, diciamo, usciva anche fuori questa moda di perle, perline e perletti. Allora, inizio col make-up. Io mi sono, diciamo, affidata a un make-up di Sophia Loren, perché mi piace tantissimo e quindi volevo fare un make-up proprio a... che ricordasse lei. Ovviamente sarà tutt'altro che una cosa bella. Comunque andiamo, io avendo un occhio incappucciato mi verrà un po' più difficile, però noi ci proviamo, perché la Lizzy ci ha insegnato che non bisogna mai arrendersi, assolutamente. Quindi io ho visto delle foto, dei tutorial di come si truccavano. Quindi cercherò il mio possibile, ovviamente, di fare un make-up carino, avendo anche un occhio incappucciato. Non vorrei uscisse fuori cappucciata. Ok, allora andrò a fare anche, sporcherò le ciglia nella parte di sotto, vediamo se riusciamo a fare una cosa decente. Poi con l'aiuto del pennello, questo qui, quello lo sto pulendo, questo qui è quello di Essence, nella parte piccolina andiamo a sfumare lentamente il prodotto e portarlo all'interno. Non dovete essere precisi, perché poi andiamo a sfumarlo ancora. Voi in caso mettete poco prodotto, io non è che devo fare un make up perché sta esagerato, però se diciamo non riuscite, mettete una matita leggera, sfumate e la riapplicate. Di norma è il metodo che vedo utilizzare di più, sinceramente, quindi se vi può servire è ottima come cosa. Vado anche, sposto un pochettino l'occhio così, perché avendo anche una certa età, ovviamente le mie fossette chiudono l'occhio, quindi devo tenere un po' più basso e sfumare. Scusate se ve lo ripeto sempre, ma mi piace essere chiara nelle cose, perlomeno è quello che faccio io. Adesso prendo un colore dalla palettina, da questa palettina prenderò questo qui, che è un colore abbastanza chiaro, per dare una leggera sfumatura nella parte alta, per far sì che dia tipo una specie di tridimensionalità. Ho imparato una parola nuova.
mi arrivano messaggi, non ci fate caso. Questa palettina di Neve Cosmetics, voi la potete prendere con un codice, che ne so io, ditela chi ha i codici. A me fanno ridere, mi fanno morire da ridere, dai, però lo fanno anche, oltre perché gli danno i codici, lo fanno anche per noi, così noi compriamo, loro hanno più feedback e quindi hanno modo di provare prodotti nuovi, eccetera. Prendo il nero della palettina e cerco di intensificare, però non sfumando, ma applicando il colore, intensificare il colore che avevo messo prima. Adesso prendo un pennello d'applicazione e vado a prendere il colore più chiaro, che sarebbe non il bianco, ma il panna. E lo metto su tutto l'occhio. È un pochettino satinato, se non ricordo male, eh? E lo applico così. Non deve essere un make up troppo particolare, perché loro facevano questi smoky abbastanza neutri. Così. Non vi preoccupate, perché adesso lo andremo a sfumare e applicare l'ombretto nero. Si tratta di sfumare e applicare, sfumare e applicare. Io preferisco fare così piano piano e non una cosa troppo netta. Anche qui vicino alle ciglia, perché mi piace proprio l'effetto. Io tiro perché sennò mi viene una grinza qui. Che non mi piace. Allora, a me l'occhio piace così, e andrò a mettere la matita nera all'interno dell'occhio. Per chi ha difficoltà in questo caso può girarsi dall'altro lato, oppure la matita nera, dai. So che dà fastidio, perché certe volte anche a me dà fastidio anche vederla. Vabbè, io l'applico solo di sotto, perché tanto non devo uscire. Quindi non è che devo fare un make-up chissà che particolare. Ovviamente non deve mancare il mascara. Questo sospiro di sollievo non sapete da quando non mi trucco. Ovviamente non si esce, non si fa, non si dice, quindi diciamo il trucco è l'ultima cosa che penso. Io mi sto appassionando di film, quindi sto vedendo film in continuazione. Sto facendo anche una classifica, perché poi li passo alla mia migliore amica. Questo guardalo, questo fa. Quindi. Anche voi fate queste cose? Io ovviamente stando 24 ore su 24 a casa, tranne quando vado a prendere il caffè da mia mamma, quel quarto d'ora, 20 minuti. Cioè, considerate che ad esempio la mia vicina l'altro giorno mi ha detto: ma tu lo sai che io sono a casa da quando sono tornata dall'ospedale? La mia vicina è stata operata al braccio e lei non esce di casa esattamente da settembre. Cioè, io almeno diciamo quei 5 minuti, 10 minuti vado a prendere il caffè da mia mamma, perché facciamo a turni, poi torno a casa, ma lei non uscire sempre un pochettino ti destabilizza questa situazione. Allora, questo è il make-up fatto nell'occhio. Sinceramente a me piace anche l'effetto proprio allungato che ha. Non l'ho fatto troppo allungato perché devo imparare, sto imparando piano piano, e visto che dovevo fare un video che deve uscire, sinceramente ho cercato di fare una cosa più soft. La prossima volta, in caso, perché adesso io mi sto iniziando anche a farli da sola, sapete, con la musica, la mia passione è con la musica, li faccio con la musica e inizio a fare delle sfumature un po' più particolari, un po' più allungate. Ma devo dire che così mi piace. Mi piace. Vado a fare l'altro occhio off camera e noi ci vediamo dopo. Allora, ho appena finito di fare gli occhi e la base. Per la base ho utilizzato il primer, questo qui di Kiko,
che è abbastanza luminoso, e come fondotinta ho utilizzato questo qui di Essence, il Fresh and Fit, che vedete che lo sto utilizzando, quindi lo devo smaltire. E adesso andremo a fare il contouring e utilizzeremo Harmony. Harmony è il contouring preferito di Betty, infatti ogni volta che io guardo Harmony mi viene in mente Betty, quindi è una cosa molto molto carina. A me piace tantissimo questo contouring fatto con questa polvere, perché veramente quelle di MAC sono i migliori. E comunque, se vedete i capelli bianchi, quelli li abbiamo riportati perché, essendo degli anni 60, era compreso. Ok, finiamo il contouring. Contouring. Io poi cerco di alzare, perché fino a un'età possiamo fare, diciamo, il contouring che volete. Ma dopo una certa età dovete alzare, si tratta tutto di alzare. Si tratta tutto di alzare, avendo anche una fronte spaziosa. Di solito non lo faccio perché ho la frangetta, ma in questo make-up la frangetta non c'è. Mettiamo anche un po' qui, sfumato, perché Betty ha detto sfuma, sfuma, sfuma. Sfumiamo. Poi, per il blush, vado a prendere questo qui di Ofra, mi piace tantissimo. Questo è il Chameleon, questo. E proprio tocchiamo la punta, così, scuotiamo l'eccesso e sorridiamo. Facciamo un blush leggero, leggero, che si nota e non si nota. Che si nota e non si nota. Con mare. Che fai? Sto facendo addio. Allora, a me piace lo stesso metterlo qua, anche se negli anni 60 o 70, oddio, non mi ricordo, non si usava. Idem con patate per l'illuminante. Non so se si usava, sinceramente io non c'ero. Se c'ero dormivo. E quindi andremo a mettere, se trovo il pennello giusto, l'illuminante. Metterò sempre questo qui di Ofra, però questo è Mini Highlighter Blissful ed è molto molto bello. Questo è l'illuminante, è bellissimo. Pronte? Tiri 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 tiri, pronti, anzi, alzo le palle. No maschile, no femminile. Two to do, yeah. E voilà. Allora, per quanto riguarda invece, dov'è l'altra matita? Per quanto riguarda le labbra, andrò a fare un qualcosa di nude e andrò a utilizzare la matita di Essence, la Lip Liner 04 Honeymoon, e il rossetto di Huda Beauty. Joyride, quindi faccio le labbra e torno subito. Capito? Bene, ragazzi, questo è il make-up finito. Questa è la mia proposta per quanto riguarda il make-up anni 60, sia per quanto riguarda abbigliamento, il cerchietto, perché vedevo spesso delle bombature, ma io non riesco a fare le bombature, quindi mi lascio così con il cerchietto. E spero ovviamente che la parte, diciamo, più particolare, che sono gli occhi, vi piaccia, perché, diciamo, mi sono focalizzata di più sugli occhi. Ditemi ovviamente giù nei commenti cosa ne pensate, se vi piace questa proposta oppure non vi piace. A me sinceramente piace. Certo, forse dovrei fare degli occhi un po' più allungati, dovrei provare a fare dei make-up un po' più particolari, ma questa, diciamo, proposta mi piace tantissimo. Quindi io ringrazio tantissimo Fabiana, perché come sempre ci mette alla prova, specialmente me, perché già Betty è brava di suo. Quindi ditemi ovviamente se vi è piaciuta, se Fabiana è stata brava a incitarci a fare questo make-up anni 60.
Io aspetto ovviamente i vostri commenti e anche un feedback positivo. Per quanto riguarda questo video è tutto, io saluto le mie due angels, quindi andiamo subito a vedere cosa hanno combinato le altre due e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!